Nella seconda parte riguardante la poetica e il pensiero di Foscolo, illustreremo quella che è, insomma, possibile considerare una poetica in evoluzione dalla poesia impegnata. La poetica di Foscolo, come il suo pensiero, conosce un momento di evoluzione connessa ai cambiamenti del quadro storico e culturale nell'epoca in cui Ugo Foscolo vive e alla sua, come abbiamo visto in precedenza, movimentata vita biografia dell'autore. Ciò riguarda innanzitutto la concezione della poesia, che si muove di pari passo con la visione politica del poeta. Nella fase storica in cui Foscolo crede ancora nella possibilità di un rinnovamento politico e morale dell'Italia, sotto la guida del governo napoleonico, assegna alla poesia e al poeta una funzione civile, un ruolo di formare e guidare la coscienza del popolo e illuminare quella dei potenti. Di questo ruolo, un ruolo attivo e impegnato, sono testimonianze in particolare le riflessioni contenute da Foscolo nelle sue opere maggiori di questo periodo. Innanzitutto il Carme dei Sepolcri e la lezione inaugurale che Foscolo tenne all'Università di Pavia, dal titolo, dall'origine e dell'ufficio della letteratura, in cui Foscolo si esalta affermando la funzione pedagogica e civilizzatrice della poesia, i principi morali, gli ideali vanno preservati e tramandati, afferma Foscolo. E gli strumenti per fare ciò sono il sepolcro, la tomba, simbolo concreto dei valori su cui si fonda la patria, e la poesia, che è immortale alle grandi imprese. Il poeta, di conseguenza, si presenta come un poeta abate, un poeta propriamente indovino, ma con riferimento alla funzione sacrale ricoperta dal poeta nell'antichità, che è rappresentante di un ceto privilegiato che mette la propria cultura al servizio della nazione e che, sia pure in costante conflitto con i tempi, indica i principi morali su cui va rifondata la libertà nazionale. Dopo le difficoltà del periodo milanese e il trasferimento a Firenze, la poetica foscoliana subisce un mutamento. Sa stanco delle ostilità e dell'opportunismo che inquinano il dibattito culturale italiano, Foscolo si apparta in un felice ritiro. Va a vivere in una villa fiorentina di bello sguardo, dove scriverà una nuova opera, il poema mitologico che ha per titolo Le Grazie, cominciato a Firenze ma mai concluso. Foscolo approda a una diversa visione della poesia e del suo ruolo nel mondo. Figlie delle grazie che placano la ferocia degli uomini. La poesia non deve più educare e spronare il popolo, bensì rasserenare, consolare e rigenerare lo spirito attraverso l'esaltazione della bellezza e dell'armonia. Non può essere però ciò considerato come una poesia del disimpegno. L'arte e la letteratura
idealizzando la vita reale e custodendo le memorie collettive, hanno una funzione di consolare l'uomo dalle sofferenze della vita e lo inducono alla quiete e all'equilibrio, allontanandolo dalla primigenia brutalità, mantenendo dunque una funzione che è civilizzatrice, di civilizzazione e di rafforzamento della coesione del popolo.